manca la manodopera nei campi, è tempo di vendemmia. Vediamo come sta andando. Italia ancora prima nella vendemmia, nonostante il coronavirus. C'è un leggero calo della produzione, meno 1% rispetto al 2019, e una prevedibile riduzione delle vendite, ma la produzione è di 47,2 milioni di ettolitri e i concorrenti storici sono dietro: Francia 45 milioni e Spagna 42 milioni di ettolitri. Le vendite nel mondo sono invece in calo del 4%, con un'inversione di tendenza senza precedenti negli ultimi 30 anni, ed emergono problemi anche nella vendemmia di questi giorni. Siamo a Rosignano, cantiere Monferrato, 65 di vigneto da vendemmiare, gli anziani non ci aiutano più a causa del Covid, che hanno paura, i giovani abbiamo dovuto rivolgersi all'ufficio di collocamento per trovarli, non ci sono più stranieri che ci aiutano. Abbiamo difficoltà nella vendemmia, il prodotto è ottimo. La vendemmia è condizionata dalle difficoltà di spostamento degli stagionali agricoli stranieri, nonostante la sanatoria avviata dal governo Conte. In questo contesto, almeno 25.000 posti di lavoro occasionali tra le vigne, dice il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, potrebbero essere disponibili con una radicale semplificazione del voucher agricolo, che era stato introdotto proprio per la vendemmia e poi ingiustamente abrogato. Servono strumenti agili, semplificazione nel raggiungere l'obiettivo, cioè l'assunzione di lavoratori stagionali per poter portare a termine le nostre raccolte.